Un esercizio assai valido, di somma utilità per il progresso nella scorrevolezza stenografica, è l'esercizio della ripetizione delle parole. Tale esercizio consiste in ciò che viene qui di seguito descritto. Innanzitutto si scelgono alcune parole di uno spezzone di brano o di un dettato, essendo preferibile che si tratti di parole dal tracciato difficile, o di termini che presentino segni iniziali o finali speciali, oltre che di segni convenzionali. Ci si inizia allora ad esercitare con tali parole, una alla volta, in modo ripetitivo. Più si ripetono queste parole, meglio è. Si possono ripetere oggi, domani, insomma, per diversi giorni. A mezzo di una tale pratica, basata sulla ripetizione delle parole, fatta in maniera sistematica, l'alunno riuscirà poco a poco a eliminare il dubbio, l'esitazione mentale, che costituisce in fondo il principale fattore di ritardo o di perdita per strada di parole in cui si può incorrere quando si stenografa. Nel corso di questo esercizio l'attenzione sarà rivolta alla dimensione e proporzione dei segni, ovvero alla perfezione del tracciato stenografico.